Nella suggestiva cornice della chiesa di San Pietro a Trapani si è svolta la presentazione del libro L'orchestra nascosta, storia di uno strumento unico, l'organo monumentale La Grassa di Trapani di Stefania Lavia, che ha deciso di raccontare in modo dettagliato la storia dell'organo monumentale La Grassa, considerato unico al mondo. Nasce perché era l'esigenza di far conoscere questo strumento prezioso e unico al mondo che noi possediamo e che in fondo i trapanesi non conoscevano. Su questo organo c'era pochissimo, pochi studi, pochi testi e molte leggende. Quindi la storia può diradare, insomma, le nebbie e far sì che questo strumento non solo venga conosciuto, ma possa essere finalmente valorizzato nel giusto modo, nel modo che merita. Chiaramente chi fa ricerca, soprattutto ricerca d'archivio, sa che può scoprire davvero di tutto in maniera incredibile. Poi sono successe tante piccole cose che racconterò nel corso della presentazione, che mi hanno fatto capire, insomma, che forse dall'alto c'era una volontà che questo libro venisse finalmente alla luce. Quindi, insomma, le scoperte sono state tantissime. Nel libro, insomma, le troverete molte cose sulla Grassa, l'organaro, molte cose anche su ciò che lui ha fatto in città e di cui nulla si sapeva oltre quest'organo. Quindi davvero un patrimonio di memoria e di bellezza che è tutto da scoprire. L'evento, condotto dal giornalista Giacomo Pilati, ha visto la partecipazione dell'autrice, del maestro Claudio Brizzi e di ospiti, tra cui il vescovo Pietro Maria Fragnelli, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l'assessore alla cultura Rosalia Dalì. Il comune di Trapani non ha dato il patrocinio a questa opera meritoria di Stefania Lavia e soprattutto deve dire grazie a Stefania Lavia per aver raccolto con grande preparazione, con grande professionalità la storia documentata. Quindi c'è dietro un grandissimo lavoro di ricerca per raccontare la storia di quest'organo che è così importante per la città, di una famiglia che è importante perché Francesco La Grassa è stato l'organaro che ha creato l'organo, ma era anche il nonno di un altro grande omonimo, Francesco La Grassa, che è famoso architetto del Liberty a Trapani. E quindi veramente non potevamo non sostenerla, non posso che ringraziare Stefania per il lavoro che ha fatto, per il dono enorme che ha fatto alla città di Trapani, raccontando una storia vera e anche, come diceva lei, valorizzando questo patrimonio infinito che abbiamo e che per tanto tempo purtroppo è stato un po' dimenticato o quantomeno danneggiato dagli eventi che in città sono accaduti e forse anche dall'incuria che è seguita negli anni dopo. Però l'organo c'è, oggi è ristrutturato, è un bene importantissimo, come comune sosteniamo annualmente nel nostro bilancio un piccolo budget proprio per mantenere, per fare la manutenzione ordinaria di questo organo e quindi siamo assolutamente qui, non potevamo mancare per sostenere questa iniziativa che è così importante per la città.